sabato sera, al termine del lungo corteo storico che ha attraversato Castellamonte, partendo dalla piazza della chiesa di San Rocco per giungere poi fino ai piedi di Palazzo Botton, la 61esima bella pignatera del carnevale. Ed ora, accompagnati da questi tamburi, chiamiamo in campo la nobilissima, eccellentissima nostra castellana, contessa Isabella di Montebello, al secolo Ginardi! Impiegata presso l'ufficio postale e da sempre innamorata del carnevale, tanto da aver rivestito i panni della campagnina nel carnevale di Sant'Antonio di Castellamonte e della regina a Colleretto Castelnuovo, a fianco del marito Francesco, ora scomparso. Al suo fianco il figlio Christian Roletto, studente dell'Accademia delle Belle Arti, che da 10 anni è il clavario all'interno del gruppo storico, ruolo che quest'anno ha lasciato a Barbara Palvario. Un veterano del carnevale, Christian Roletto, che si trasforma nella stessa serata da clavario a primo console. Sì, questo qua sarà un carnevale, spero, di molte novità, soprattutto nell'ambito storico del carnevale, e spero di impersonare il personaggio che sto impersonando da molti anni e di poterlo rappresentare ancora nelle vesti del primo console di quest'anno. È bello vedere un giovane che da 10 anni si impegna per mantenere viva una tradizione antica. Perché hai cominciato e quanto è importante per te mantenere questa bella tradizione della partecipazione al carnevale? Allora, io ho cominciato tutto quando ero a Sant'Antonio nell'ERSA, l'ente ricreativo, ed è stato grazie a mio padre che, parlando con la proco di Castellamonte, è stato concesso l'invito di fare il terziere nell'età di 13 anni, se ricordo bene, e da quel tempo ho continuato a vestire i panni del clavario, leggendo ogni anno la bolla e rappresentando un po' i ragazzi che secondo me dovrebbero continuare a manifestare in queste manifestazioni invece di fare altro. Ma cosa ti dà in particolare questa esperienza che vivi con tanto impegno e partecipazione? Un'emozione che comunque la riporto negli anni, cioè io ogni anno arrivo al Carnevale di Castellamonte e lo sento come carnevale, non come una manifestazione, andiamo a vederla. Il carnevale bisogna partecipare. E Claudia Ginardi sarà di certo ricordata, oltre che per il suo entusiasmo e simpatia, per l'emozione, tantissima. Un ruolo, quello della bella pignatera, che per Claudia era un sogno e che, ha detto, intende interpretare al meglio, portando un po' di gioia nei cuori dei suoi concittadini, anche se il periodo di certo non è dei migliori. Voglio essere la pignatera della gente, ha detto, e cercherò di non deludere le persone che hanno creduto in me per interpretare questo ruolo, a cominciare proprio dal presidente della Proloco, Teodoro Medaglia, che di Claudia è entusiasta. La pignatera di quest'anno è una persona che ci ha entusiasmato moltissimo, ci ha emozionato moltissimo, direi che è una bellissima persona. Direi che è la bella pignatera di quest'anno del 2013. E anche un clavario un po' particolare. Sì, diciamo che anche il clavario ha dato la sua sorpresa al nostro carnevale 2013. A salutare la bella pignatera, il primo console, molti gruppi ospiti che arrivavano da Orio, da Salassa, da Valperga, da Lie, da Favria, da Brandizzo e anche gli sbandieratori di San Damiano d'Asti. Nel corso della serata è stata anche ricordata Valentina Cuggi Boggio, mancata in seguito all'incidente stradale che è avvenuto nella notte tra sabato 29 e domenica 30 di dicembre nei pressi di Frazione Filia di Castellamonte. Valentina era stata damigella del Carnevale di Castellamonte nel 2003. Ora il Carnevale di Castellamonte proseguirà con altri appuntamenti fino al gran finale, mercoledì 13, con la sfilata in notturna, una delle poche che la crisi ha risparmiato. Quali sono i prossimi appuntamenti? Allora, si ripartirà con venerdì 8, con la cena del Carnevale a base di polenta e merluzzo. Si seguirà poi sabato 9 con la festa al padiglione in Piazza Repubblica con Bene in Maschera. Ecco, questa è una delle novità che quest'anno abbiamo voluto inserire. Poi andiamo avanti con domenica 10 febbraio con la presentazione del nostro Re Pignatù, in cui poi si svolgerà anche la grande fagiolata dei fagioli grassi.
Nel pomeriggio seguirà la festa dei bambini alle ore 15:30 e alle sera ci sarà una festa dei coscritti con la discoteca. Ecco, passiamo poi al lunedì 11, dove ci sarà la super tombola come di consueto di tutti gli anni, e al martedì ci sarà la serata danzante con Piero Sciolo, che è spettacolo, e il mercoledì finalmente ci sarà la grandissima sfilata che ogni anno penso che sia apprezzatissima. Sfilata notturna, avete già un'idea di quanti saranno i carri? Sì, diciamo che sono sempre molto numerose, adesso l'idea del numero comunque è un 25-30 carri sicuramente.